Questa sorgente è antichissima. Non si sa. Non si sa perché i vecchi qua pigliavano l'acqua e abbeveravano anche il gregge di capre, perché c'erano capre sull'isola. E poi, dopo tutto, questa sorgente sono comunicante con altre due sorgenti a distanza di 200-300 metri. Verso Fiaiano? No. E c'è una galleria di 100 metri che raccoglie queste acque. E anche nella galleria bisogna fare la pulizia, perché si crea un calcare. Erano riservate solo per lo stabilimento militare a Ischia Porto, di cui in quella zona c'è un'altra sorgente, è riservata per il comune di Barano, che si prende l'acqua a Fiaiano, nella zona di Fiaiano. Eccola qua. Solo che questa sorgente sono già una bellezza di 20 anni che l'hanno abbandonata. E c'è però noi facciamo la festa da Ginestra, la vogliamo. Facevano il castagnetto lì, stanno 20 lì, c'è che si muore, non c'è tu compare, c'è noi facciamo per fuori, nessuno è lì ne muore. Un giorno dopo si trovava nell'amore che c'è, guardate tu, c'è che mi fa oggi, e poi dimmi fai, c'è che la mano, c'è però non fa niente, facciamo per dentro, adesso che morono tutte binte. Un terzo giorno, si trovava nella c'è la mano, c'è che vuoi sapere, mi dice pure il palo, adesso che muore pure un uolo. Specie di fatta la doccia, allora si asciuttava, si annettava. Allora a un certo punto si guarda io, non faccio lo specchio, si guarda e c'è te. Ah, pure voi ve ne siete viste bene, eh? L'ho fatto per le bene una vita sana, eh? Poi guardate tre ricette, pure tu vuoi da parte doccia. Poi guardate, guardava sulle ricette, state zitte tu, eh? La potete dare te pace buttare la bocca. Pitos, che sarebbero vasi in greco. E sulla stradina arrivando qua c'è un posto dove c'è del terreno speciale che noi chiamiamo terra lota, che sarebbe la creta con la quale la gente, i greci, i primi abitanti dell'isola facevano questi vasi. Questi vasi sono stati trovati, c'erano le fabbriche qua sopra, infatti sono stati trovati molti resti di pezzi non riusciti, per cui si deduce che la fabbrica stava qua. Dicevo, in questa zona dove ci troviamo noi adesso, una volta c'erano i pesci, quelli che camminano nell'acqua, e lo so perché qualcuno potrebbe interpretare greco.
Fiorunse le docce queste, dice che Gent può vedere sin in di greci c'è potere e un che fare sai mi fu un funter sex funter for Christus e svar de voi varu ma le chier di loite atten passer di ravenain quelle buceto quelle nisht nur chiara t'internesi abo fuera niemand che sai es gibt de ganze besondere sorte von erde das war gut terracotta zumaga, una base con terracotta zumaga, un desvegel di Segegen di Bar Bevo. Di Segegen, ursprünglich war Unterwasser, man hat Reste von Fische gefunden, von Muscheln gefunden, man muss nicht so tief ausgraben, um solche Reste zu finden. 2-3 Meter tief und findet man Reste von Muscheln.
banda, il mio paese, l'alleria. Sembra faccia marciata, ma voi quando è più brutta la faccina, più bella luce mi va a presentare, di mono faccia di una cucina, ma gusti modo fricina, danze caffè marino, a tutto se mi do il zucchero, di agot fa maresita, ma è tanta cacciamina, e tanta cacciacina, con dolce sotto la danza, fine molto ma d'arriva. Invece per riscaldare caffè squisito, io pelle casi pure mi gelate, si dà delizia con caffè granita, facendo con burro e cucciali monate. Ma questi modi principi da se caffè parì, a sotto tenito zucchero, che a coppa male si dà, ma è tante caccia buona e tante caccia gira. Con dolce sotto la tazza fino e molto ma d'arriva, ma gusti modi frici da tazza caffè parì, a sotto tenito zucchero e a coppa male si dà, ma tante caccia buona e tante caccia gira. Con dolce sotto la tazza fino e molto ma d'arriva. Certo, per me sarà un'impresa raccontarvi la storia dell'uccellino in chiesa. Che volando una domenica con aria depressa finì in confessionale durante la messa. E voi certo mi direte, non c'è niente di strano se un uccello finisce in un confessionale. Ma c'era una ragazza che appena visto il passerotto lo prende e se l'infila. Ando! Nella tasca del cappotto. Sì, sì, sì. Cip cip comincia il cinque Dio che disturba la preghiera nella casa di Dio. Tanto che il prelate si fa il segno della croce ma interrompe la preghiera e dice ad alta voce: fratelli fedeli, fratelli peccatori, gli tiene l'uccello e pregate di uscire fuori.
tali parole tutti gli uomini presenti lasciarono la chiesa senza fare commenti. Ma coscio dell'equivoco il prete li fermò: fermi, rientrate pure dentro che più chiaro sarò. Mi sono espresso male perché volevo dire: chi ha preso l'uccello è pregato di uscire. Tavolata! A testa bassa, per coprire il rossore, si avvina all'uscita quasi tutte le sure. E solo la badessa, alzando la mano, fa un gesto di stizza al biondo sacrestano: chi te è morto? A testa bassa e un po' a malincuore, il prete urla: ferme, che rientrino le sue. E per l'ultima volta vorrei che si allontani chi è così villano da stare in chiesa con l'uccello in mano. Ben nascosto in una cappella laterale c'era una coppia, lei ci mancò poco che si sentisse male, e guardando lui con sguardo smorto disse: che ti diceva? Se ne è accorta! Tesoruccio del tuo papà, che tra un poco vedrai viene mamma, e la pappa lei ti darà. Se tu dormi presto presto, io domani ti porterò a vedere il circo, l'equestre, le pinguine, l'elefante allo zoo. Dormi bene, dormi asciutto, e babbuccio non ha fretta, è passata già mezz'ora e la mia bimba non dorme ancora. È passata già mezz'ora e la mia bimba non dorme ancora. È morto. A te non t'ha portato la cicogna, t'ha portato l'avvoltoio. Fai la nina, fai la nanna, sono due ore che è uscita mamma. Lo che viene papà la scanna e gli spezzi le cosce a metà. Ma tu dormi, presto presto, altrimenti non viene allo zoo. E mi vedi da culo a zia Ernest e tu torna a dormire dopo mo. Dormi bene, dormi asciutto, quando piangi, come sei brutta. Vieni presto sonnolenza, che sto perdendo la pazienza. Vieni presto sonnolenza, che sto perdendo la pazienza. Oh, basta, vuoi armi? Fai la ninna, fai la nanna, trombette la sfiata di papà, che la mazza scassa di tua mamma. Ma dove la stramorte sarà? Vuoi da quello, vuoi ciucciotto, la cera di flasconna a magna, la cenisa tre volte giovanna e tre volte in una lampigia. Ma che sangue va a te passare? Tu con mamma ti sempre muto e stasera non sai perché. Stai cagnando di culo a me. Vai la ninna, vai la nanna, tromba della sfiata di papà. O da pizza sto doire d'ingan, non ce la faccio, fornisce e strilla. Sotto gli ore che sta a mindo scuro, o ti spacca che ha capito muro, e ti spatto fin quando verrà. In una zona, la gente è mamma. Diciamo che i cammini mi andavano a lentellina a morire, lampe di fuoco che si chiamano fino in giro, la moglie andando sul fuoco che teneva i ferri ma non frettava, i mariti che si fumavano in nazionale senza filtro, in l'alto, fumava fino all'ora, ma a un certo punto arriva una lampa di calore, un vecchio si sente in terreno e dice: ma malone, se guardai, cioè, se scendete tu morto, che ti amo chiedere, malone, come sta? Corrimmo in coppa, che camera da letto siamo sempre in coppa. La moglie si parte tutta contenta, sono tre scalinate a volte, mio marito ha preso questo coso che gli aveva accaiato, andate scalinate, arriviamo da scalinate, c'è la moglie, che succede? Sapete tu frigo? Chiamata scalinata stava l'escursione termica. La moglie dice: ma io già sto in coppa, mi vado a cucco la villa che da fa. Tuo marito scende a basso colpito nell'onore, esce fuori a chiappa tutte le pennicille e che tiene un cogno, tutto cosa andava a razzare di fuoco, si mette a naso il fuoco e aspetta così, voi, insomma, la lampa di fuoco che sa che sul fuoco stava a rustare come una raosta. A un certo punto guarda e dice: uolla, voi, sempre ne tenete voi. Avvicinavamo a dire: sto sagliendo, fammi presso cunetta e che a commenti scalinate tre a volte arriva in coppa tutto l'ultimo scalino, boh. Che tamo, dire, che succede? Se grugnete su sta voce, sapete tu, fritto, se grugnete, se ritirate. Ah, che ragione! C'è tamo, dire, ma c'è, ti mo, ma dormi, poi si è che cosa, mi scite.
si è tabasci colto nell'onore a chiappa, sai, c'è tavolo, tutti quelli che tre, voglio tutto cosa tu, cammina la lampe, fuoco, arrivava in cielo, se ne va, cammina, a piette i palo, mannazzo, fuoco, si arda la capo, per le sabbrucce cinghie, capillo tutto senza muove, aspetta 50 minuti, è diventato tutto russo, vuoi l'imbanna, vuoi le cene, andiamo, pura sera, come mette vicino un fuoco, yeng, ci fa la cupolina, la coppa, un chiappa per mano che si mette da sotto, sai che esca, la natura, guarda e dice, guaglio, una calaca, perché te cuccia. Troppo bello. Stiamo facendo l'orlo. Di un uomo un tantino invadente, io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando mi affaccio al balcone vi tengo mente, mentre annacquate il rose vi ammiro di rimpetto, signor che bella cosa, quando sternite calze e reggipetto e vostro marito così mo bellecchia, è veramente un uomo fortunato. Che bella mogliettina si è trovato, con i suoi 70 anni o poco più, ma signor scusate la curiosità, chi ve lo dà, chi ve lo dà? O cura Gesù purtà, tu marite che l'età, cioè come vivete solo per i fiori, signore mio facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va, qua qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà, o cura Gesù purtà. Marite che l'età, signora, il portiere mi ha detto che a voi è strimbellata la chitarra, prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento, è una suonatello giorno, ehi, è proprio un gran diletto, ma vostra marite che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mo pellecchia, oltre al riposo non pretende niente,
si fa un'urina a letto ed è contento, mentre voi solfeggiate sul sofà, ah, mo capisco fatte come va, chi ve lo dà, chi ve lo dà, o cura Gesù curta, non marite che l'età. Voi gli fate un cenno là per là, Tommaso arriva e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà, o cura Gesù curta, non marite che l'età. E il camionista si girò e disse, capito, la signora della cimina all'elica. Che poesia, poesia. Allora, Pozzuoli, il furgoncino, siamo tre ruote, il tre ruote. Allora, per quanti non fossero in italiano, faccio la traduzione in diretta, perché poi non si capirebbe. Porto tre ruote, io guido la pecar, o tre ruote a più agio, la pecar della piaggia. Mi scendi qua stamattina, mi alzo alle 4 di mattina, e cacabato pure qua, a volte anche più tardi. E poi vado al mercato, e poi vado al mercato, e magari che mi luna carica i cocomeri. La di urna a Casore, l'altro giorno a Casore fuori Napoli, si è schiattata una rotta, ho forato un pneumatico, perché la strada fa schifo, perché o caffè nel buono, c'è stato sempre un problema nell'ascensore, che non abbiamo mai le 10 linee, ma non perché ce la mammette, perché non la mappia, perché giustamente se uno paga nata da raccoglie. Allora lui arriva comodamente in ufficio, si siede nella posizione classica del lavoro napoletano, le spalle sulla sedia, i piedi sulla scrivania e fuma. Poi arriva il classico direttore milanese indegerrima, che fa vicino un napoletano e dice, ma non lo sa che durante il lavoro non si fuma? E il napoletano subito risponde, e chi sta a fumare? E chi sta a fare cosa? Siamo tutti a riposo, quindi posso fumare tranquillamente. Il problema nasce perché un milanese, come arriva un napoletano, lo guarda e dice, vai Polendore, ma per andare dove noi dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, che cazzo ne so dove che devi andare, ma dove cazzo ti pare, perché ti togli dai coglioni sto terrone qui che mi fa due maroni così da mattina alla sera, mi hai rotto le balle. Pensa sfortunatamente di venire a Napoli per risolvere l'enigma e porre al napoletano la domanda. Errore gravissimo, mai sottoporre al napoletano la battuta, perché non è il pacco quello che fa male, io contro lo paccotto, quello fa malissimo, perché la truffa ci sta, ma contro truffa è un massimo. Allora lui che cosa fa? Fa vicino un Milano all'amico suo, dice, noi sabato andiamo a Napoli, arrivano al casello, pagano, gli danno l'opuscolo guida per Napoli, sottotitolo ha rapito l'occhio. A centro pagina ci sta ovviamente quella che potrebbe essere la prima informazione utile per chi ha la macchina: non parcheggiate nei parcheggi incustoditi, perché i napoletani vi rubano la radio. Loro parcheggiano e lasciano un cartello dove c'è scritto avviso ai ladri, in questa macchina la radio non c'è. Il giorno dopo scendono, la macchina non c'è più, c'è un altro cartello che dice non ti preoccupare, ce la mettiamo noi. Giustamente, che cosa rimane da fare? La cosa più in un guardia, la cosa più terribile che ti posso succedere una è un tram operatrice. E fa, metti i biglietti lento, l'operatrice fa, tatà, tatà. L'autista si ferma e dice, signori scendete, perché un tram si è scassato, io questo rumore non l'ho mai sentito. I passeggeri a bordo che fanno? Dice, ma tu hai capito a che serveva quella cosa? Dice, scusate, si vince qualche cosa. Mentre camminano si ferma dentro un signore con una faccia minacciosa, un fazzoletto in faccia. Dice, fermi tutti che stai una rapina. Ma la signora fa, meno male, pensavo che ero un controllore. Scendono e dice, facciamo due passi a piedi. Scendono e si trovano davanti del Carmine, vedono arrivare un signore in carrozzella paralitico da una vita, lui si trascina, arriva vicino alle scale, si butta a terra dalla carrozzella, va in ginocchio davanti alla statua della Madonna e prega, dice, Maronna mi fammi un miracolo, fammi tornare a casa a pera, Maronna mi fammi un miracolo, Maronna mi fammi un miracolo, fammi tornare a casa a pera, si gira, Maronna mi stanno rubata la carrozzella. Miracolo in diretta però, fanno un miracolo proprio. Passano nella villa comunale, vedono un vecchietto seduto in coppa alla panchina e c'è sta uno che fa jogging. Jogging. Allora fu il primo giro, vecchio, guarda.
fu secondo giro, terzo giro fu a salute e fir. A un certo punto si piega a terra per fare le flessioni. Un vicchiarello guarda, dice, si avvicina, dice, scusate giovanotto, volevo solo informarvi che secondo me la signorina che stava là sotto già se ne è chiusa. Mentre stanno là passa una bella... Passa una bella... Passa la ragazza napoletana, bellissima, tutti che capillo bello ricci, una bella mora napoletana. Un cucchiaiello dalla panchina la guarda, la signorina era in un lato B. Lui non resiste alla tentazione, fa, signori, tenete un culo a mandolino che canta solo. La signorina si gira e dice, sì, ma per voi non sono. E io sapevo che era tutto. A quel punto scelgono di fare questa entrata geniale a Forcella. Mercato multietnico, arrivano là, vedono un vecchietto sotto un palazzo, dice, adesso appena girato l'angolo il primo terrone che ti incontro gli chiedo sta roba qua, vedono un bicchierino sotto un palazzo che c'è davanti a sé tutta l'attività, tutta roba pezzuttata, roba fatta di seconda mano, uguale all'originale, anzi è meglio l'originale, che cosa che poco. Poi c'è il famoso accendino napoletano contro il fumo, cioè voi lo accendete poi si spegne, per ogni sigaretta c'è un accendino, dove sono che cosa, o fornisce fumare o da cattere un lanciafiamme. Allora a un certo punto si avvicina e dice, senta, scusi, e il napoletano risorge, dice, capa, che è stata? Dice, scusi, ma per andare dove noi dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? Un vicchiarello guarda e dice, guardate, è semplicissimo, perché se avete a rompere un cazzo siete arrivati già, se invece per avete a fangù, avete un po' che giuola. Bravo! È napoletana, è bellissima, che se è napoletana, la napoletanità, basta che Marinariello ci può stare, come? Marinariello, come? Ecco, andiamo adesso, ne fa presto viene, non mi faccio aspettare. Sta di là in bagno, rimane la porta semi aperta per spiare la moglie, vabbè, che fa?
vede che la moglie apre la valigia e tira fuori tutta un'armatura per vestire. Fuma e dice, ma che sta combinando? Ci noi ci mai a cuccare, questo che capatene. Poi notando la ricercatezza dei dettagli per un abbigliamento molto intimo, però dice, oh malonna mia, che le ave staglie da no. Dice, vuoi vedere che questa in vita sua non ha mai visto un uomo? Non vorrei che stanotte alla prima botte ci scappi un urto. Dice, prendiamo le dovute precauzioni, indossa un profilattico. Si mette la pestaglia, si avvicina un lietto, sta pronto per alzare la lenzuola in su. Famiglia dice, marito mio, ma parla, mo, e non dice a me. Mamma, le gamma fa. Il che sta passando la nottata. No, io ti volevo dire una cosa, che io nella mia vita non ho mai conosciuto uomo, tu sei il primo uomo e vorrei che per te io fossi la prima donna. Un marito sarà per la pestaglia. Moglie mi guarda qua, il è nuovo, nuovo, sta ancora ruce lo fanno a tutti. Facciamo vedere, si chiama l'andrezzata, che vuol dire intreccio, intreccio di spade, di bastoni, di canti e di suoni. Questa danza si esegue normalmente il lunedì di Pasqua sul sagrato della chiesa di Buonopane per sancire la pace fra buonopanesi e baranesi. E questo, qui siamo intorno al 1400, quando Rocco di Barano, che si recava con le paranzelle di Torre del Greco fin sulla costa della Sicilia, comprò per la sua bella una cintura di seta damascata, ma la bella perse la cintura e fu trovata da un giovane buonopanese che non volle restituirla, così grande fu il rammarico. E nessun giovanotto buonopanese poté più mettere piede a Barano e viceversa, finché non fu bruciata questa danza, questa cintura, e si esegue per ricordare questa data sulla chiesa, sul sagrato della chiesa di Buonopane. Le origini di questa danza sono antichissime, si perdono nella notte dei tempi. Alcuni studiosi ritengono che sia una danza greca, dove insegnavano i giovanotti a duellare. Al posto dello scudo abbiamo messo questo piccolo bastone che si chiama mazzarillo, e la danza ha preso un aspetto ludico e giocoso. D'altronde sappiamo che Ischia è stata la prima colonia greca nel Mediterraneo e si chiamava Pitecusa. Per quel che se ne sa, la danza è stata ballata sempre a Buonopane, un piccolo paese del comune di Barano d'Ischia, alle pendici del monte Epomeo, ed è stata ballata sempre da soli uomini, come giustamente scrive Bianca Maria Galanti, alle falde dell'Epomeo una danza per soli uomini, o come nel 1586 l'allora medico alla corte di Napoli, dottor Iasolino, che ha scoperto anche la bontà delle nostre acque terapeutiche, parlando di Barano scrive: a Moropane grandemente duellando non si dilettano. La danza incomincia con delle parole che parlano di tre fratelli pescatori, e come in ogni casa c'è sempre il fratello che vuole lavorare di meno, un pulltrone, il poltrone, per poi finire in un turbinio di parole, di intrecci, di spade e di bastoni. Ed anche se le parate e le stoccate possono sembrare un atto di guerra, ma sono sicuramente per noi un bellissimo atto d'amore. Signori, a voi andrezzata! Alleluia!
Yeah.